ospitato questa, che diciamo a buon fine, occasione di applicare quello che facciamo da 4 anni nell'associazione sportiva Pioltello vicino a Milano. Ed è capitato un'occasione più unica che rara ed è andato tutto a buon fine. È stata una verifica non voluta, ovviamente, ma nella realtà vedere che tutto quello che è stato applicato in simulazione con dei figuranti, nell'occasione in cui è stato necessario, è stato applicato alla lettera. Quando ho indicato al cane, mentre tornavamo a riva, di andare verso questa persona, con mia dolcissima sorpresa si è girato ed è partito in quarta senza nessuna remora, con me a fianco. Siamo andati a prendere il signor Michele, che aveva gridato aiuto. Al secondo aiuto noi eravamo vicini, con la coda dell'occhio avevamo visto che intanto dalla riva il bagnino era già col pattino per partire, però siamo arrivati prima noi, diciamo, ma sarebbe arrivato tranquillamente anche lui in tempo. Comunque siamo arrivati vicino, abbiamo tranquillizzato gridando: stai tranquillo, ti portiamo a riva. Noi abbiamo detto 2 o 3 volte di stare tranquillo, perché la cosa essenziale è la tranquillità in queste occasioni, come ci hanno insegnato. Il signor Michele ha eseguito, ha detto: sì, mi portate a riva, sì, mi portate a riva, sì, ti portiamo a riva. Ci siamo avvicinati, io ho allontanato un attimo il cane in modo che non avesse paura magari di una zampata involontaria, perché comunque non sei vicino, magari sul braccio, eccetera. Ho tenuto un attimo distante, come ci hanno insegnato, 1 metro, 1 metro e mezzo. Ho acchiappato il signor Michele, abbiamo preso il cane, al cane ho detto: gira. Al signor Michele ho detto: attaccati, attaccati come vuoi, dove vuoi, attaccati all'imbrago di Axe, il cane. Ha detto: il cane arriva, e siamo partiti tranquillo. Poi lui si è: cosa devo fare? Distenditi, stai tranquillo, distenditi, andiamo a riva, non è distante. Andiamo a riva, si è disteso, così devo fare, sì, tranquillo. Poi gli ho sganciato la mano, perché l'aveva proprio preso per il manico dell'imbrago un po' stretto. Ho detto: stai tranquillo, lo metto in un'altra posizione. Sono tranquillizzato. Nel frattempo è arrivato Nicola con il pattino. Ho detto: se vuoi lo porto a riva. No, no, ci penso io, ci penso io. Tranquillo, ci siamo avvicinati, si è agganciato al pattino e tutto è andato bene. Insomma, non credevo che alla mia età si provasse un'emozione, ripeto. Un'occasione abbastanza tranquilla, non c'erano i cavalloni alti 2 metri, però una persona in panico fa sempre effetto. Beh, un battesimo ad effetto piacevole per Axel, come questo suo primo Sì, salvataggio. assolutamente sì. Quando ha sentito agganciarsi il signor Michele, poi mi sono anche agganciato io un po' più avanti, perché ho visto che la situazione andava tranquilla, lui è andato sparato a riva. Poi l'ordine, quando dice arriva, il cane parte come un razzo, abbia uno, due, tre, una barca, un salvagente, 12 persone, cani di una certa portata come abbiamo in questa associazione sportiva. Hanno Terranova, di tutto e di più, Golden, pastori Lui tedeschi. Axel, no, invece E come razza hanno Alaskan Malamute, che come predisposizione avrebbe tutt'altro da fare nella vita, cioè trainare nel ghiaccio. Nella neve è meglio il ghiaccio, le slitte, quella è la razza. Però, essendo a Milano, d'estate vai in montagna, sì. Però avere questo tipo di possibilità di relazionarsi col cane con altri ordini, con altra motivazione, perché quando sei in montagna c'è il parco, c'è il sentiero, c'è il verde. In acqua è tutt'altra cosa. E quindi avere la soddisfazione un cane non necessariamente portato, cioè ci sono cani, Terranova, Golden, pastore tedesco, quando vedono l'acqua partono in tromba, loro arrivano, ci pensano un attimo, qualche secondo, poi partono. Quindi non è un cane, il cane sta benissimo in acqua, però diciamo che il suo mestiere è un altro. E Beh. avere applicato per questi 4 anni in cui sono iscritti a questa associazione e avere la possibilità di verificare queste lezioni che abbiamo appreso, devo dire, tanta roba, una bella soddisfazione. Poi l'abbraccio del signor Michele, della moglie,
tanta roba. Il suo nome? Maurizio. Da Pioltello, Milano. Io abito a Milano, Milano città, l'associazione sportiva Sailor Dog ASP, è a Pioltello, ha sede a Pioltello, esercitiamo nel lago, viene detto lago, è un laghetto in realtà, lago Malaspina, e l'associazione sportiva ha sede lì da 6 anni circa, con una 60ina di cani, con istruttori, il responsabile il signor Meridiani, Edoardo Meridiani, è stato per variati anni, credo più di 10, anzi senz'altro più di 10, il capo istruttori all'Idroscalo di Milano, dove ha sede una, posso dirlo, diciamo famosa scuola di salvataggio, sì, scuola italiana cani salvataggio, è una delle più note del nord, il presidente va spesso sul canale, canale 5, eccetera, per far vedere cani, manifestazioni di cani salvataggio, e questo mio amico ormai da anni, Edoardo, è stato il capo degli istruttori, ha istruito futuri istruttori di cani da salvataggio. Si è staccato per motivi che non conosco alcuni anni fa, ha costituito questa associazione sportiva appunto Sailor Dog, e con alcuni istruttori della SIX, che sono soci, ha messo in piedi questa associazione sportiva. Una grande bella cosa, indipendentemente poi da questo risultato, ma una grande cosa per i cani, per la relazione con i cani, per i padroni, per imparare a relazionarsi maggiormente con il proprio cane e con gli altri cani, perché quando facciamo le collettive siamo 15-20 cani in acqua, i cani devono stare tranquilli e stanno tranquilli, imparano a stare tranquilli. Bene, è una bella, bellissima cosa, complimenti molto. Per questa bella avventura finita bene. Benissimo, benissimo. Veramente un'emozione che alla mia età non fa male.